Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Era sfuggito ad un'operazione lo scorso ottobre. Gabriele Pesacane, 48 anni, ritenuto il vertice dell'omonimo clan di Bosco Reale in provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri di Torre Annunziata in una villetta nel comune di Scafati. Il 48enne, gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di vari reati fine commessi con il cosiddetto metodo mafioso. Pesacane, che si è reso irreperibile lo scorso 11 ottobre, è stato dichiarato latitante con decreto del GIP di Napoli emesso il 2 novembre scorso. Si tratta del 16° latitante catturato dai carabinieri nel 2023. Una operazione interforze alto impatto che ha visto in azione oltre 200 operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è scattata questa mattina all'alba nel quartiere di Ponticelli a Napoli. In corso numerose perquisizioni, identificati soggetti ed effettuati controlli amministrativi finalizzati anche alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. Nello specifico hanno operato i reparti specializzati delle forze di polizia, tra queste la Polizia Scientifica, i cinofili, antidroga e le UOPI. Militari del reggimento Campania, le aliquote del primo intervento del comando del gruppo dei carabinieri, la componente ATPI del gruppo pronto impiego di Napoli della Guardia di Finanza e il personale dei vigili del fuoco. L'intera attività è inoltre stata controllata dall'alto dagli elicotteri del reparto volo della Polizia di Stato e della sezione aerea della Guardia di Finanza, tutto a testimonianza della costante presenza dello Stato sul territorio di Napoli Est. Riciclavano i proventi di attività delittuose, in particolare del traffico di stupefacenti, con la compravendita di autovetture di lusso, tra cui Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi. E quanto hanno scoperto i nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e di Cagliari, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, lo SCICO, che hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare e decreti di sequestro emessi su richiesta della Procura di Napoli e Cagliari nei confronti di 8 persone, 6 arresti in carcere e 2 domiciliari, gravemente accusate di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni aggravati dalla transnazionalità. I sequestri riguardano una ditta tedesca ritenuta coinvolta nell'illecita attività del suo relativo complesso aziendale, costituito di 9 immobili, 132 veicoli e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 4,2 milioni di euro. Per lo più a Napoli. L'associazione a delinquere era capeggiata, fra gli altri, da una persona campana incensurata residente stabilmente in Germania con il proprio nucleo familiare, con il quale attraverso una ditta estera intestata la consorte e con la collaborazione della figlia avrebbe riciclato i proventi illeciti. Consegnati al Salone Margherita di Napoli i Pizza Doc Award 2023, terza edizione della cerimonia di premiazione delle figure che si sono contraddistinte nel mondo pizza nell'anno solare che sta per concludersi. Organizzati dall'Accademia Nazionale Pizza Doc, i Pizza Doc Award sono un riconoscimento con cui l'Accademia premia l'approccio culturale, l'innovazione tecnica, il rischio imprenditoriale e la creatività comunicativa di uomini e donne che si sono particolarmente contraddistinti nel mondo della pizza durante il corso dell'anno. All'interno del Salone Margherita, fantastico teatro Chantan, sottostante la Galleria Umberto, i maestri pizzaioli imprenditori, giornalisti, food creator e addetti ai lavori sono stati celebrati in un ambiente composto per lo più da attori principali del settore. Ai nostri microfoni la soddisfazione del padrone di casa, Antonio Giaccioli. Per noi comunque è un traguardo arrivare a Napoli e fare questo evento nella patria che è Napoli, e le novità sicuramente sono tantissime. Abbiamo comunque premiato personaggi che nel tempo hanno valorizzato il mondo pizza, da Gabriele Bonci, Sasa Martucci, Vitagliano, il giornalista Luciano Pignataro, food blogger, quindi una novità importante è sicuramente che gli awards premiano chi ha valorizzato questa fantastica professione che è il pizzaiolo. La terza edizione del Pizza Doc Award chiude un anno fantastico per l'Accademia Nazionale della Pizza Doc. In una location mozzafiato che ha fatto la storia di Napoli, sono stati celebrati i grandi uomini e le grandi donne del mondo della pizza. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato i protagonisti. La mia soddisfazione non è personale, ma ci tengo sempre a dirlo, che
dietro Enrico Porzio c'è un gruppo ormai di quasi 600 persone, quindi è una soddisfazione che condivido con tutte le 600 persone. Al di là dei vari tipi di pizza, che ormai è inutile ed è innegabile che esistono, no? Oltre alla napoletana, la casertana, la romana, la cranciosa, quando mi chiedono quale sarà il futuro della pizza, io dico sempre che il futuro della pizza è napoletano, perché la pizza napoletana, voglio ricordarle a tutti gli amici e colleghi dei pizzaioli, che si fa, si cuoce e si mangia in 5-6 minuti, quindi è imbattibile da questo punto di vista. Punta di forza sono i ragazzi, quindi è giusto che con un gruppo affiatato si possano raggiungere tanti traguardi, perché io posso essere più bravo e più forte, ma senza una squadra affiatata non si può fare nulla di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ad oggi diciamo che si è un po' sdoganata tutta l'arte bianca, quindi dico semplicemente metteteci tanto cuore e passione, perché poi i risultati arrivano. I napoletani e i romani si vogliono tantissimo bene, uno scrocchia e uno invece è soft. Penso che questo mondo richieda una grande attenzione, che vadano riconosciuti dei valori in campo e che oggi abbiamo l'opportunità di misurare una grande professionalità, una grande conoscenza di tanti giovani, ma anche dei grandi maestri che magari in passato non hanno avuto, come dire, gli onori della cronaca come vedono i giovani di oggi, quindi è bello vederli tutti insieme. Nonostante le avversità quest'anno, no? Campagna 2023, che abbiamo avuto tra maggio e giugno, abbiamo fatto un prodotto eccellente, perché sono stati bravi anche soprattutto i nostri contadini, e quindi siamo qui a celebrare il nostro, anzi il mio San Marzano. In un momento storico così difficile per il Paese, l'associazionismo può svolgere un ruolo da protagonista, contribuendo ad aiutare le amministrazioni locali e a combattere la crisi e il degrado ambientale, culturale, economico e sociale con idee e progetti sostenibili. Per migliorare la qualità della vita nella nostra città e per dare una risposta concreta alle problematiche, occorre che i cittadini partecipino attivamente alla vita pubblica. E il ruolo che da anni recita il Rotary, che costantemente svolge azioni meritorie a favore della comunità e degli ultimi. All'Hotel Vesuvio, serata organizzata dal Club Rotary Napoli Est, un'occasione per fare gli auguri di Buon Natale, ma anche per festeggiare l'ingresso di due nuovi soci, l'ingegnere Paolo Fabbricatore e la dottoressa Anna Di Pietro. A presiedere la serata è il neo presidente Angelo Coviello. Il Rotary è una comunità di circa 1.400.000 associati che credono in un mondo dove tutti i popoli insieme promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità. Noi abbiamo 46.000 club nel mondo, sono tutti impegnati a promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri e bambini, sostenere l'istruzione e sviluppare le economie locali e tutelare l'ambiente. I Rotary Club di tutto il mondo realizzano progetti, pensate, di servizio per un valore di 2 miliardi di dollari annui. Ogni anno i rotariani offrono 25 milioni di ore di volontariato alle loro comunità. E in questo senso io auguro a tutti i rotariani del mondo pace per il nuovo anno e che la pace prevalga sulla guerra. Solidarietà, cultura e divulgazione sono i tre concetti cardine attorno a cui si è sviluppata l'azione rotariana del gruppo orientale nel 2023 e che si intende proseguire anche nel 2024. Ai nostri microfoni Fabrizio Cattaneo della Volta e l'ex presidente Alessandro Castagnaro. Io ritengo che l'associazionismo in genere sia una cosa molto importante. Il Rotary poi, con la sua distribuzione capillare in tutto il mondo e soprattutto con l'adesione al Rotary di persone importanti in ogni settore della vita, economica, sociale, amministrativa, politica, della nazione, dell'Italia, ma di tutte le nazioni, sia la possibilità di saltare certi passaggi burocratici ed impattare direttamente con quello che può essere utile per la società. Il ruolo dell'associazionismo è fondamentale, perché le istituzioni da sole non riescono a raggiungere determinati obiettivi. Oggi si parla tanto di una condivisione anche dal basso, tant'è che stanno sorgendo tante associazioni. Il Rotary
ha 119 anni, è nato nel 1905, a Napoli nel 1924 e di conseguenza ha un ruolo fondamentale e importante. Non è un Rotary mondano come può sembrare all'esterno, ma è un Rotary del fare, dove i progetti per il territorio, per la collettività, per gli abitanti sono sempre molto importanti e fondamentali per il ruolo che svolge il Rotary. I almost admire you. Still on these streets, running and cutting. Chi non ricorda l'agente di polizia Axel Foley, famoso negli anni 80 per i film Beverly Hills Cop? Ebbene, la prossima estate, in streaming, su Netflix, in televisione e non al cinema, uscirà il prossimo film di Eddie Murphy, Beverly Hills Cop 4. Si chiamerà Beverly Hills Cop Axel Foley. Oltre a Eddie Murphy, nel film torneranno anche John Huston e Jude Reynolds, rispettivamente nei panni di John Taggart e Bill Rosewood, entrambi attempati e anche abbastanza invecchiati. Di recente Taylor Page e Joseph Gordon-Levitt sono entrati nel cast del film, in cui ritroveremo Eddie Murphy nei panni del celebre personaggio apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1984. Beverly Hills Cop 4, ricordiamolo, non sarà prodotto dalla Paramount e non uscirà al cinema, visto che il marchio è passato a Netflix, che collaborerà con lo storico produttore della saga, Jerry Bruckheimer, per questa pellicola destinata soltanto allo streaming televisivo. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.